Amici di Swimming Channel, ben trovati da Corrado Sorrentino. In questo video andiamo a vedere delle esercitazioni per migliorare il dorso attraverso la rotazione dei fianchi e delle spalle. Nel video l'atleta Giuseppe Marsala indossa il boccaglio in posizione contraria. Questo perché? Perché deve essere il riferimento al fine di portare la spalla sotto l'imboccatura del boccaglio, garantendo così insieme alla rotazione dei fianchi la posizione ottimale che sarà poi utile come fondamentale nella nuotata completa. Osservare come i fianchi girano completamente e di seguito la spalla che va a finire sotto l'imboccatura del boccaglio, come potete vedere in questa immagine. Nell'evoluzione dell'esercizio proponiamo all'atleta di iniziare ad utilizzare una delle due braccia e l'esercizio è questo che state vedendo: rotazione dei fianchi, rotazione delle spalle, apertura del braccio verso l'alto in modo tale da simulare quella che può essere la posizione ideale appunto verso l'alto nella bracciata completa. Da notare la gambata consecutiva, i fianchi che ruotano da una parte all'altra, l'atleta che porta la spalla sotto l'imboccatura del boccaglio e così l'allungamento verso l'alto quasi a simulare la bracciata completa o perlomeno il passaggio in quella posizione della bracciata completa. Nell'evoluzione di questo esercizio, immagini che arriveranno tra pochissimo, eccole, possiamo notare come l'atleta ruota sempre fianchi, spalla, infila il braccio facendolo passare verso l'alto come nel video precedente ed ecco che avviene la presa appoggio spinta ottimale. Come si può vedere nelle immagini a rallentatore, la spalla si solleva, va in prossimità del boccaglio, i fianchi seguono o comunque aiutano il movimento di rotazione, le gambe di seguito, la mano entra nella posizione perfetta in direzione della spalla ed ecco la presa appoggio spinta per un dorso che risulterà sicuramente molto di qualità. Per oggi con questo video da Corrado Sorrentino è tutto, grazie mille, ciao!